Buongiorno con l'edicola di 8 Channel. Allora andiamo a leggere i quotidiani di oggi. Partiamo con i fatti nazionali, dunque con Repubblica Nazionale che apre sulla crisi energetica. Il gas cala, la bolletta no, perché i prezzi ai livelli precedenti l'invasione dell'Ucraina, le stime ribasso fino a marzo, pesa la diminuzione dei consumi, invece le tariffe per gli utenti aumentano di oltre il 15%. E poi a centropagina a San Pietro in migliaia in fila per rendere omaggio a Benedetto XVI. Allora andiamo all'interno a sfogliare Repubblica con questo primo piano, abbiamo detto, sulla crisi dell'energia e dunque il taglio dei consumi e le alternative all'import russo abbassano il costo del metano. Per i prossimi mesi le quotazioni oscillano tra i 70 e i 90 euro, allontanando gli scenari peggiori sui razionamenti. Riempire gli stoccaggi invece sarà sempre più semplice. E dunque andiamo all'interno dell'articolo di Andrea Greco che dice: dopo l'ottobrata, la novembrata e la dicembrata, che ha fatto planare il prezzo del gas europeo sui 70 euro a megawattora, come prima della guerra in Ucraina. Siamo fortunati, dice, ammesso che il riscaldamento climatico possa dirsi fortuna, comunque è l'artefice del taglio dei consumi di metano che sgonfia la domanda e riduce i prezzi delle consegne in Europa, anche quelle per i prossimi 2 anni. Ieri sulla piattaforma olandese il contratto a scadenza a febbraio ha toccato i 72 euro prima di portarsi in chiusura intorno agli 80 e qualche operatore ha comprato addirittura 62 piccoli volumi su marzo. Dunque, la curva delle scadenze future espressa dai derivati si sta appiattendo per tutti i contratti fino all'inverno 2024, nell'area tra i 70 e i 90 euro. Il giorno prima dell'attacco russo all'Ucraina, il TTF quotava 71,77 euro e il 24 febbraio 2022 quasi il raddoppio a 128, per poi volare verso i 350 il 26 agosto, al termine di un'estate drammatica perché a fronte della corsa degli operatori europei a riempire gli stoccaggi russi facevano mancare gran parte delle forniture. E dunque vediamo anche lo schema, la grafica dell'altalena del prezzo del gas. E andiamo a vedere, ma per le famiglie ci saranno effetti ritardati, ma per i cali in bolletta bisognerà aspettare e dunque non saranno per tutti. A dicembre le tariffe ancora su il 15-20% senza nuovi rialzi. I primi benefici dalla fine di gennaio sul mercato tutelato, la giungla poi dei contratti. E dunque il prezzo del gas che scende, ma le bollette no, e non è detto che scenderanno neanche alla fine di gennaio, sicuramente non per tutti. A fronte di un calo che ormai si registra da alcuni mesi, le bollette di dicembre sono ancora in rialzo. Oggi l'ARERA pubblicherà il dato definitivo se verranno confermate le previsioni degli analisti. L'aumento delle tariffe dovrebbe attestarsi tra il 15 e il 20%, non poco se si considera che invece i prezzi all'ingrosso di riferimento del mercato europeo, quello dei Paesi Bassi, sono passati da un picco di oltre 350 euro al megawattora ad agosto agli attuali 81, tanto che gli effetti positivi si sono già riflessi sulle bollette elettriche che nel primo trimestre di quest'anno per gli utenti del mercato tutelato caleranno del 19,5%. E quindi vediamo anche qua la grafica, 82,49 sono gli stoccaggi. Il livello attuale degli stoccaggi appunto di gas naturale in Italia è all'82,49, molto superiore alla media del periodo. Invece meno 7,2 miliardi risparmi, secondo la Staffetta Quotidiana, l'Italia nel 2022 ha consumato 7,2 miliardi di metri cubi di gas in meno rispetto al 2021. Andiamo adesso, cambiamo argomento, vediamo lo scandalo di Bruxelles. Via l'immunità per il Qatargate, ora rischiano altri 2 eurodeputati. E dunque è depositata la richiesta dei giudici, la presidente dell'Europarlamento Metsola avvia la procedura per Cozzolino e Tarabella. Noi siamo dalla parte della legge, dice, ma è già polemica per la lunghezza dell'iter. Ecco dunque la fase 2 del Qatargate, il salto di qualità dei magistrati belgi che allarga
allargano il numero delle persone coinvolte. La Procura di Bruxelles infatti ha ieri inviato al Parlamento europeo la richiesta di revocare l'immunità parlamentare per due eurodeputati. Si tratta dell'italiano Andrea Cozzolino e del belga Marc Tarabella, entrambi iscritti al gruppo socialista di SD. L'avvio della procedura è stato annunciato proprio dalla Presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola. Fin dal primo momento il Parlamento europeo ha fatto tutto quanto in suo potere per assistere nelle indagini e continueremo ad assicurarci che non ci sia impunità. I responsabili, ha poi assicurato, troveranno questo Parlamento dalla parte della legge. La corruzione non può pagare e faremo di tutto per combatterla. Queste sono le sue dichiarazioni. La revoca dell'immunità è fondamentale, dice, per consentire ai magistrati di effettuare tutte le indagini necessarie nei confronti dei due deputati. La procedura per arrivare a questo risultato è però piuttosto complessa. Secondo il regolamento parlamentare, infatti, Roberta Metsola dovrà comunicare formalmente la richiesta degli inquirenti in occasione della prima seduta in assemblea, ossia il prossimo 16 gennaio. A quel punto il dossier verrà esaminato dalla commissione Iuri, gli affari giuridici, che dovrà proporre una raccomandazione da presentare e votare in aula. Poi i diretti interessati potranno essere ascoltati dai commissari. Dunque un iter che potrebbe concludersi solo a metà febbraio e quindi la tempistica preoccupa però l'ufficio di presidenza del Palazzo Altiero Spinelli. La paura è che per due mesi il caso rimanga aperto e che l'opinione pubblica accusi l'istituzione europea di non facilitare il lavoro dei giudici, quindi l'iter è ancora lungo. Per quanto riguarda la Commissione europea, Cozzolino, l'uomo di fiducia dei servizi marocchini, è lui l'erede di Panzeri, perché in queste settimane si è sempre dichiarato innocente, fortemente turbato, nonché profondamente indignato, ha detto a disposizione del magistrato belga, titolare dell'inchiesta sul Qatar Gate. Eppure, stando ai documenti depositati agli atti dell'indagine, il suo peso nella vicenda non può essere ignorato. Secondo gli investigatori, l'eurodeputato napoletano avrebbe avuto un ruolo stabile nell'organizzazione in cui era uno dei pilastri sistemi a Panzeri e Giorgi, gli agenti della BSI, il servizio segreto belga che per primo ha indagato sulla vicenda. Parlano di una squadra di ingerenza a libro paga del Marocco, di cui Cozzolino faceva parte, un'organizzazione che lavorava in modo clandestino, che aveva messo in piedi una cooperazione stabile avvalendosi di una rete di influenze, che operava con una discrezione che superava la prudenza, utilizzando un linguaggio in codice. Quindi per i servizi segreti Cozzolino aveva incontrato almeno una volta il potente capo del servizio segreto marocchino nel 2019 e secondo l'ipotesi accusatoria è quello il momento in cui sarebbe avvenuto il passaggio di testimone tra Panzeri, l'europarlamentare uscente, e Cozzolino. Quindi le indagini continuano, vediamo anche le tappe dello scandalo, eccole qui, gli arresti il 9 dicembre scorso, sono stati fermati appunto Antonio Panzeri, sua moglie, sua figlia, Eva Kaili, Francesco Giorgi, Niccolò Figà, Talamanca e Luca Visentini, e le accuse dei magistrati belgi, che indicano una rete di parlamentari, assistenti e ONG accusata di favorire Marocco e Qatar in cambio dunque di denaro. E poi gli inquirenti trovano borse piene di contanti, piene di soldi nelle case dell'ex eurodeputato Panzeri e della vicepresidente Kaili. E poi ci sono state tantissime reazioni, sia a Bruxelles che a Strasburgo parlano di accuse gravissime. I paesi coinvolti, Marocco, Qatar, negano ogni azione illegale. Quindi le indagini proseguono sullo scandalo di Bruxelles. Tarabella, l'italo-belga che difende invece il mondiale, il figlio di immigrati italiani, parla correttamente la nostra lingua ed è ritenuto uomo tutto d'un pezzo, eppure la procura belga vuole vederci chiaro sul suo ruolo. L'eurodeputato socialista belga iscritto pure articolo 1, come da lui stesso dichiarato in un video su YouTube, finito nello scandalo Qatar Gate, a tirarlo dentro sono alcune dichiarazioni fatte
da Panzeri agli investigatori e messe a verbale oltre un'intercettazione tra Panzeri e Giorgi, alla quale si capisce che Tarabella avesse seguito le indicazioni dell'ex sindacalista bergamasco sulle dichiarazioni da fare in favore all'Emirato. Nel suo interrogatorio Panzeri sostiene che l'eurodeputato belga sia effettivamente andato a Doha per un viaggio. Tarabella è andato in Qatar e, nonostante fosse stato esplicitamente vietato dal capo del Partito Socialista belga, alla luce delle polemiche sui decessi dei lavoratori per la costruzione degli stadi della Coppa del Mondo di calcio, ma a pesare appunto sul Tarabella sono anche le dichiarazioni da lui stesso fatte davanti a una serie di ufficiali del Qatar, tra cui pure il ministro al lavoro, in un'audizione al Parlamento europeo che risale al 14 novembre. Questi sono gli altri scenari. Allora, andiamo avanti a sfogliare Repubblica Nazionale. Allora, in primo piano la morte di Benedetto XVI in coda per l'addio al Papa, che disse no e merita un grazie. A San Pietro, dunque, 65.000 fedeli, il doppio del previsto, c'è anche chi non lo amava. Troppo conservatore queste dichiarazioni, l'omaggio a un uomo mite, schiacciato tra due grandi comunicatori, prima Wojtyla, poi Bergoglio, ma la storia lo riscoprirà. Andiamo a vedere l'altra parte del primo piano. Scola, intervista al cardinale, dice: sì, il diavolo lo ha fatto soffrire, ma Ratzinger ha resistito. Queste sono le sue dichiarazioni. E poi dice: la sua rinuncia non è stata un passo indietro, ma darà alla Chiesa maggiore libertà. Il suo erede mai pensato potesse capitare. E poi vediamo l'abbraccio con Papa Bergoglio, quindi, che dice: senza Ratzinger perde un argine, uno schermo, mi proteggeva le spalle con la sua preghiera. Queste sono le sue dichiarazioni, le dichiarazioni di Papa Bergoglio. Allora, andiamo adesso da Repubblica Napoli, andiamo da Repubblica Nazionale, andiamo a Repubblica Napoli, vediamo i fatti della Campania. Allora, in primo piano, musei pieni, il capodanno dell'arte, ma ancora spazzatura sulle strade. Il 2023 dunque si è aperto con una migliaia di visitatori in coda dal MAN al San Telmo e a Palazzo Reale. Rifiuti in centro, si registrano difficoltà nella pulizia per i residui dei botti rimasti a terra. Allora, andiamo all'interno di Repubblica Napoli. Abbiamo visto l'apertura sui musei e il boom di turisti, migliaia per la domenica gratuita. Il MAN chiude il 2022 con 450.000 ingressi. Bellinger dice: chiede più parcheggi. E dunque un bilancio positivo per la città di Napoli. Capodanno da ripetere, il successo degli eventi nelle festività, nella città della musica, ma stavolta con la diretta TV. E un capodanno, dice, da ripetere, la promossa alla kermesse di fine anno, uno show di 4 giorni per tutti i gusti dal 29 dicembre al 1 gennaio. Quindi entusiasta il gruppo di lavoro del sindaco Manfredi, che ha lavorato al progetto, quindi dalla Galleria Umberto a Nisida al Pala Vesuvio. Turisti e napoletani hanno gradito, piazza del Plebiscito gremita al 30 e stracolma anche il 31, quindi lungomare pienissimo, 100.000 gli utenti dei mezzi di trasporto nella notte di Capodanno. E c'è chi dopo il successo invoca la diretta TV nazionale, come il cantante Andrea Sannino, star dello show di fine anno condotto da Peppe Iodice. L'evento del 1 gennaio, il concerto dedicato a Roberto De Simone alla chiesa di San Domenico Maggiore, potrebbe diventare appunto un appuntamento fisso del Capodanno a Napoli. Questi sono già i progetti futuri per la città partenopea post Capodanno. Bene, c'è l'altro lato della medaglia: tra mini discariche e residui di fuochi d'artificio a terra. Queste sono le foto pubblicate da Repubblica Napoli. La piazza dunque Plebiscito tirata subito a lucido dopo la festa di Capodanno, stride con il quadro offerto da molte strade sporche e ancora invase da cartacce e residui di fuochi d'artificio a 48 ore dalla grande festa di fine anno. A cominciare da Piazza Vittoria, ancora sporca, uno schiaffo alla città che a Capodanno ha mostrato il volto migliore, richiamando appunto oltre 50.000
Persone. Allora andiamo a sfogliare ancora Repubblica Napoli, Chiaia, strada a rischio, il pavimento è sconnesso, slalom tra buche e spigoli, l'assessore Cosenza che dice pensiamo a interventi mirati e torna la protesta per gli esercenti degli uccelli che rendono l'aria nauseabonda. Ancora, leggiamo le altre notizie. Carmine, mercato, due piazze ritrovate per gli stand della Befana, dell'Epifania. Quindi da stasera alle 18.30 al 5 Casette di Legno ospiteranno il mercatino di giochi e dolciumi. Il comune dice puntiamo a valorizzare la zona, ma i commercianti noi abbandonati qui serve più vigilanza. Ancora andiamo a vedere la cronaca, quindi così il reddito di cittadinanza finiva alle famiglie di Camorra e la procura di Torre Annunziata che scopre la maxi truffa. Tra chi ha beneficiato del sussidio anche la compagna di Bossis, il baby boss della Stesa a Piazza Trieste Trento, ucciso a ottobre. Quindi con conti in banca, case di proprietà e gioielli in cassaforte, mogli e madri di boss hanno ricevuto per quasi due anni il reddito di cittadinanza. Puntuale ogni mese arrivava l'aiuto di Stato in 20 famiglie di camorristi in cella, una truffa costata ai conti pubblici complessivamente 220.000 euro, soldi finiti ad arricchire parenti dei capi dei clan più pericolosi del napoletano, come nel caso di Alessio Bossis, in carcere con l'accusa di aver seminato il terrore a Piazza Trieste e Trento, ritenuto dalla DDA l'autore della Stesa nel centro di Napoli e poi ucciso una volta tornato in libertà. Questa era l'inchiesta della procura di Torre Annunziata. Ponticelli invece, ordigno, distrugge un'auto della dirigente della rete antiracket. Un ordigno è stato fatto esplodere la sera dell'ultimo dell'anno proprio a Ponticelli sotto l'auto della dirigente nazionale antiracket SOS Imprese per la legalità, Anna Ferrara. Ne dà notizia proprio il presidente nazionale di SOS Imprese, Luigi Cuomo, e dice l'ordigno riferisce in una nota a prodotto la distruzione dell'auto e diversi danni alle abitazioni circostanti. Solo per un miracolo si sono evitati danni anche più gravi a persone e cose, quindi la violenza e la vigliaccheria di questi personaggi non ha limiti e non deve essere tollerata, dice le forze dell'ordine, sono già al lavoro per individuare i responsabili. Allora andiamo, leggiamo anche la notizia del Loreto Mare, un altro caso di aggressione, vigilante aggredito con l'acido, ferito alle mani, un uomo non accetta il divieto di entrare in ospedale per raggiungere la sua compagna e quindi reagisce con violenza. Capri Hollywood, gala al Mercadante, qui i grandi progetti dell'audiovisivo. Andiamo, si chiude la kermesse promossa dal Pascal Vicedomini, Napoli con le isole del rinascimento di una regione, al centro della narrazione il cinema e TV nazionale e internazionale. Riconoscimenti a Liliana Cavani e Michele Placido. Allora, da Repubblica Napoli adesso andiamo a un altro quotidiano napoletano, il Roma, andiamo a leggere la prima pagina. Allerta Covid sui ricoveri, quattro regioni sorvegliate speciali, in Campania situazione ancora stabile e poi leader anti-racket nel mirino del clan. Abbiamo letto la notizia anche sull'altro quotidiano, Ponticelli bomba in via Cirillo, intimidazione ad Anna Ferrara. Allora, andiamo all'interno a sfogliare il quotidiano in Roma, diciamo l'emergenza Covid, la pandemia, Abruzzo, Sardegna, Emilia Romagna e Umbria, sorvegliate speciali, situazione sotto controllo invece in Campania, i test agli arrivi a Malpensa dalla Cina e Fontana che dice contagi da sottovarianti di Omicron. L'inchiesta della procura poi di Padova sui tamponi, i test antigenici, dopo l'inchiesta nuovo scontro tra Crisanti e Zaia. Anche qui naturalmente l'ultimo saluto a Papa Benedetto XVI, tra i primi a rendere omaggio il capo dello Stato Mattarella. Ancora andiamo con il Roma, Cozzolino via l'immunità per l'Europa.
deputato napoletano e Tarabella parte l'iter chiesto appunto dalla giustizia di Bruxelles. Lo scandalo Mezzola avvia la procedura alla plenaria del 16. L'esponente Dem si dice ancora estraneo ai fatti. E poi l'ONG Mattarella firma il decreto, ma la GeoBarents lancia la sfida. Neanche il tempo di far entrare in vigore appunto le nuove normative, che arriva subito la prima sfida da parte delle ONG. Paese col fiato sospeso, centinaia di soccorritori, vediamo, cade in un pozzo di 35 metri e Alfredino, vietnamita. È una disperata lotta contro il tempo che sta tenendo un intero paese col fiato sospeso, centinaia di soccorritori che combattono per salvare un bambino di 10 anni caduto 3 giorni fa in un pozzo profondo 35 metri in un cantiere per la costruzione di un ponte nel sud del Vietnam. E poi vediamo un'altra notizia, l'Italia finì sull'orlo della guerra civile, è morto Antonio Pallante, nel 48 sparò a Togliatti, quindi l'attentatore di Palmiro Togliatti contro cui esplose 3 colpi di pistola il 14 luglio 1948, riducendo in fin di vita il leader del PC in compagnia di Nilde Iotti nei pressi della Camera dei Deputati, un attentato che portò l'Italia sull'orlo della guerra civile, con lo stesso leader comunista che dal letto dell'ospedale invitò con calma mentre iniziavano scontri nelle piazze antifasciste. Allora, ancora con il Roma, rincari mazzata da 2.400 euro, parliamo del caro trasporti bus e metro da Roma. Da agosto il biglietto passerà da 1,50 euro a 2 euro, aumentano i carburanti, stangata autostrade per andare da Napoli a Milano più 1,10 euro, subito poi a luglio aumenterà a 1 euro più 1,90 euro. Questi sono i rincari. Allora andiamo alle altre città della Campania, Benevento, Camera di Commercio, Bruno senza freni, il presidente senza maggioranza, piuttosto che dimettersi chiede il commissariamento alla regione. E poi a centro pagina si sono costituiti gli accoltellatori del Veglione, Nicola Iannuzzi e Luca Sciarrillo, accusati del tentato omicidio di Roberto Bembo in fin di vita. Parliamo appunto dell'accoltellamento, del tentato omicidio del giovane di 20 anni di Avellino. Tra domani e giovedì saranno convalidati proprio i fermi dei 2 giovani di Mercogliano, accusati di tentato omicidio del ventenne Roberto Bembo, che lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati. I 2 23enni, già noti alle forze dell'ordine, accompagnati dal loro legale Aufiero, hanno deciso di consegnarsi agli agenti della questura. Il personale della squadra mobile che gli davano la caccia da ore, mentre agli arresti domiciliari è finito il fratello di Luca, in quanto nel corso della perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti sono state rinvenute delle sostanze stupefacenti e quindi ancora in corso di accertamento quanto avvenuto poco prima delle 7 del primo dell'anno nei pressi di un bar di Torrette di Mercogliano, e resta accreditata la pista della lite per futili motivi, e saranno le testimonianze e le eventuali dichiarazioni in sede di convalida dei 2 indagati a chiarire quanto avvenuto appunto quella mattina. Allora andiamo ancora avanti con le notizie del Roma, una bella notizia che arriva invece da Avellino. Malzoni dice ne ho fatti nascere 130.000, parla il decano dei ginecologi della Campania, in 58 anni dice ho combattuto la denatalità con ogni arma, quindi una vita intera dedicata alla salute delle donne, una carriera lunga oltre 58 anni in cui ha visto nascere appunto 130.000 bambini nella clinica da lui fondata e guidata instancabilmente. Ogni giorno in reparto, anche a Capodanno, il professore Carmine Malzoni riflette sulla crisi delle nascite e spiega ci sta cadendo sulla testa un fenomeno mostruoso che ci cade sulla testa come una valanga, queste le sue dichiarazioni. Andiamo ancora a sfogliare il Roma. Allora andiamo a Amianto, 100 anni per bonificarlo tutto, mancano le mappature e le discariche, questo è il dato secondo lo sportello nazionale, restano oltre 40 milioni di tonnellate di materiali contaminati ancora da rimuovere, purtroppo questo è il dato negativo. Allora,
Adesso andiamo ad aprire la prima pagina di Cronache di Napoli, reddito di cittadinanza alla camorra. Questa è l'apertura sull'inchiesta della procura di Torre Annunziata, dunque l'ennesimo blitz della procura contro la misura flop voluta dai 5 Stelle, il denaro va ai criminali, pronto quindi alla modifica. Soldi a soggetti legati ai D'Alessandro, De Luca Bossa Minichini, di Gioia Papale e al quarto sistema, quindi parliamo appunto dell'inchiesta sulla misura per le fasce deboli. Ucciso davanti alla salumeria, indagini alle salicelle, a Fragola, Mocerino ammazzato con 3 colpi di pistola, l'ipotesi di uno screzio per una partita di droga. E poi a Pozzuoli, una spiaggia su 3 deve essere libera, ma i lidi hanno invaso Lucrino, quindi l'appello delle associazioni spiagge libere, l'associazione Mare Libero Pozzuoli annuncia Arco Felice e Lucrino ha una superficie totale di circa 76.000 metri quadrati, di cui l'85% occupata dai lidi, bisogna subito delocalizzare. E poi a Nola, diversità di vedute tra maggioranza e opposizione, scontro sulle frazioni Polvica e Piazzolla. Questa era la prima pagina del quotidiano Cronache di Napoli. Andiamo a Cronache di Caserta, leggiamola anche qui la prima pagina. Bomba contro l'auto del consigliere Santa Maria Capua Vetere, parliamo, la Lancia Y del socialista parcheggiata sotto casa è stata distrutta dall'esplosione, militari a caccia dei responsabili. Napolitano dice: sono amareggiato, mai ricevuto minacce, confido nella giustizia. E poi Caserta, acquisti solo se necessari e convenienti, saldi, solo una famiglia su 4 approfitterà delle offerte, il budget cala a causa degli aumenti. E poi a centropagina Marcianise, buon anno, svela la rete del prestanome dei Belforte, il pentito della cosca accusa Glorioso, il bar che è intestato alla figlia dice è mio. Ancora andiamo a vedere da Cronache di Caserta anche le cronache salernitane, vediamo il quotidiano salernitano, l'intervista, giusto ricordare il MSI è stato un protagonista della storia della Repubblica, Luciano Schifone, storico esponente della destra, così tentano di coprire il vuoto di idee proposte, nel 1994 portò al governo un ex repubblichino come Mirko Tremaglia, ci sono le condizioni per una pacificazione nazionale. E poi anche qui è morto Pallante, l'uomo che sparò a Togliatti temeva il comunismo e l'Italia fu a un passo dalla guerra civile, mai pentito, esplose 4 colpi di pistola, 3 andati a segno il 14 luglio del 1948 contro il leader del PC, ne aveva 99 anni. Ancora camorra e reddito, il marito fece uccidere autori, a Ponte Cagnano Lady Mogavero prendeva il reddito di cittadinanza. Allora, questa era la prima pagina di Cronache Salernitane. Andiamo ad Avellino in Irpinia con il quotidiano del Sud. Giovani e violenza, shock in Irpinia, parliamo dell'accoltellamento appunto di Capodanno di Roberto Bemmo, ancora in pericolo di vita per i 3 fermati, domani la convalida degli arresti, si segue la pista della lite, concorso, ecco i nuovi assunti al comune di Avellino, indagini invece sulla prova annullata. E poi la città e l'attesa del tunnel, il centro autismo, cantieri tra ritardi e promessa. Calciomercato, riecco d'Angelo, Franco invece alla Turris. E a Forino le altre notizie dai comuni irpini, Tari sostegno alle fasce deboli, a Tripalda Spagnuolo che lavora alla società in house, Montoro Giaquinto che getta acqua sul fuoco e a Fregento PNRR, museo senza barriere. Allora, prima di chiudere un ultimo sguardo al nostro sito, alla prima pagina del nostro sito 8pagine.it, eccolo qua, parliamo anche qui del tentato omicidio di Capodanno a Mercogliano, imminente la convalida degli arresti, abbiamo appunto appena
letto che ci saranno tra domani e dopodomani, appunto l'udienza di convalida per i due 23enni che si sono costituiti proprio nella serata del primo dell'anno, quindi tra mercoledì e giovedì saranno convalidati i fermi indiziati di delitto dei due giovani di Mercogliano, accusati di tentato omicidio del ventenne Roberto Bembo, che lotta purtroppo tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino. E dunque, abbiamo detto, i due 23enni già noti sono stati accompagnati dal loro legale Gaetano Aufiero presso la questura, dove ed ora si trovano nel carcere di Bellizzi in attesa dell'udienza di convalida, dove potranno, in quella sede potranno chiarire la loro posizione. Allora, e noi chiudiamo qui con la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio di averci seguito, vi auguro una buona giornata.